Qual è la primissima cosa da fare quando si atterra su un pianeta in Starfield? Saltare. Abituatevi a fare un paio di salti di prova ogni volta che arrivate su un nuovo pianeta. La gravità può variare moltissimo e non è bello essere nel bel mezzo di un combattimento quando si scopre di non poter saltare molto in alto. È una cosa che avremmo voluto sapere prima di iniziare a giocare, ma ora che abbiamo una certa esperienza, abbiamo una cinquantina di altri suggerimenti da condividere. Sui pianeti a bassa gravità, scattare in avanti per poi usare il boost pack è un ottimo modo per coprire lunghe distanze e recuperare al contempo energia e ossigeno. Durante la fase introduttiva del gioco potete sbloccare un dialogo alternativo. Correte avanti per anticipare la supervisora Lynn, raccogliete il laser ed estraete il berillio prima che ve ne parli lei. Nella prima caverna ci sono dei rari depositi di neodimio nascosti in una piccola alcova sotto il ponte. La scorciatoia degli oggetti curativi viene automaticamente assegnata al pulsante giù della croce direzionale, così non sarete costretti ad accedere all'inventario ogni volta che vi fate male. I medikit non guariscono all'istante, ma ripristinano una buona parte della salute nel tempo. Il cibo, invece, di solito guarisce poco, ma all'istante, quindi portatevene sempre dietro una bella riserva. Oltre a ripristinare la salute, alcune razioni forniscono anche altri buff. La Solomon's Reserve, ad esempio, aumenta di 80 la resistenza ai danni per 3 minuti. Gnam! Gli attacchi in mischia sono perfetti per risparmiare munizioni, ma consumano ossigeno, che come l'energia si ripristina automaticamente nel tempo. Una volta esaurito l'ossigeno comincerete a consumare CO2 e questo indicatore diventerà rosso. Quando l'indicatore è pieno, ogni azione che consuma energia vi farà subire danni. Potete aggirarvi e attaccare in modo furtivo anche senza investire in furtività, ma in quel caso non vedrete l'indicatore di consapevolezza dei nemici. In ogni caso, è sempre meglio congedare il proprio compagno prima di tentare un'azione furtiva. Se nessuno dei background predefiniti vi va genio, o se volete creare un personaggio estremamente misterioso, potete scegliere File mancante. Riceverete comunque delle abilità iniziali di base, ovvero benessere, balistica e pilotaggio. Potete convincere i vostri compagni a tenere i vostri oggetti in eccesso. È un ottimo modo per aumentare la propria capacità di carico, ma quegli oggetti non appariranno nel menu dei banchi di lavoro. Al contrario, le cose che riponete nella stiva della nave, un altro modo di alleggerire il carico, appariranno nel menu dei banchi di lavoro. Riponete sempre le risorse nella stiva ogni volta che tornate a bordo della nave. Guardando verso destra, mentre uscite dalla cabina di pilotaggio della Frontier, troverete un pannello che consente di gestire l'inventario della nave. Andate su Risorse e premete RB per depositare all'istante tutto ciò che avete con voi. Anche se vuol dire sacrificare parte del proprio reddito, avere dei genitori grazie al tratto cose da figli offre vantaggi di vario tipo. Ad esempio, c'è una missione in cui vostro padre vi regala una pistola speciale perché è un vecchio amico del rettore dell'università, e altre che vi fanno ottenere armature o perfino navi. Troverete una vecchia copia di Moby Dick nella vostra stanza a Constellation. Ricordatevi di prenderla, non solo vale 590 crediti, ma è pure un libro bellissimo. Lo stesso vale per la vecchia palla da baseball che troverete sopra al letto sulla Frontier, la vostra prima nave. Vale ben 655 crediti. Approfittate anche di altre occasioni per leggere. In giro per la galassia ci sono opuscoli, riviste e volantini che offrono potenziamenti permanenti. Questi oggetti non sono evidenziati in alcun modo, quindi guardatevi intorno con molta attenzione o rischiate di perdervi potenziamenti molto comodi come quelli ai danni dei missili. Vi sentite smarriti? Se attivate la modalità scanner premendo LB, potrete vedere il percorso che porta al prossimo indicatore di missione. Inoltre, qui sono invisibile perché la mia tuta spaziale rende invisibili quando si rimane fermi. Fate attenzione a queste caratteristiche speciali quando trovate nuove tute. Alcune sono davvero incredibili. Sulla superficie dei pianeti vedrete delle icone con la dicitura sconosciuto. Se premete A mentre le guardate, scoprirete di che tipo di luogo si tratta, ad esempio una struttura o un luogo naturale. Le prime icone verso cui è meglio dirigersi mentre si esplora un nuovo pianeta sono quelle dei relitti e delle grotte, ovvero i luoghi in cui è più probabile trovare medikit e altre cose utili. Tenere premuto LB accende la torcia elettrica che aiuta a trovare contenitori, minerali rari e altri tesori nascosti nell'oscurità delle caverne. L'assenza di gravità costringe a fluttuare in modo bizzarro e rende quasi impossibile spostarsi furtivamente. Inoltre, sparare con un'arma balistica spinge all'indietro, quindi usate armi laser o al plasma se volete evitare il rinculo.
La persuasione è un minigioco in cui bisogna scegliere tra varie opzioni di dialogo, a ognuna delle quali corrispondono un livello di difficoltà e un valore. L'obiettivo è riempire la barra in fondo entro il numero di turni a disposizione. Scegliete sempre per prime le opzioni più facili per creare una base solida, in modo che il resto della conversazione sia meno difficoltosa. A volte potrete sfruttare le informazioni raccolte altrove per autopersuadere. L'opzione sarà evidenziata in blu. Mentre oggetti come Ippolita possono migliorare temporaneamente le capacità di persuasione. Usare la spinta dell'astronave durante i combattimenti è divertente, ma è meglio tenerla per le emergenze. È uno dei modi migliori per seminare un nemico con i missili agganciati su di noi. E se le prendete ogni volta che partecipate a un duello spaziale, provate a passare alla modalità in terza persona con il pulsante visuale per rendere il combattimento in astronave molto più facile. Potete far riparare la vostra nave al prezzo di 1000 crediti nella maggior parte degli avamposti civili e lì troverete anche delle bacheche con missioni da intraprendere per rimpinguare il portafoglio. Trasportare minatori da Sidonia all'inizio del gioco permette di arricchirsi rapidamente e di riempire la mappa stellare sbloccando nuovi posti verso cui saltare. Mentre esplorate, troverete parti di navi da usare nei combattimenti spaziali. Dato che hanno una massa di 10, tuttavia, è consigliabile stivarle il prima possibile. Nei combattimenti spaziali potrete scegliere di ridistribuire l'energia per potenziare 6 sistemi: motori, scudi, gravimotore e 3 armi. Non sottraete mai energia agli scudi, specialmente all'inizio del gioco, non ne vale proprio la pena. Piuttosto svuotate la barra del gravimotore, a meno che non vogliate battere in ritirata alla velocità della luce. In ogni caso, il gravimotore della Frontier, la nave iniziale, non è abbastanza potente da farlo. Se avete trovato un boost pack ma non potete usarlo, è perché non avete ancora speso un punto abilità per sbloccare addestramento boost pack nella sezione tecnologia. Col tempo potrete far salire di grado l'abilità, ma sbloccarla il prima possibile è essenziale. Usare il boost pack al momento giusto può salvarvi, evitandovi di subire danni da caduta. Attenzione però! Se aspetterete troppo a lungo, rischierete di slogarvi una caviglia e subire un effetto di stato negativo. Il boost pack è anche perfetto per scappare via dalle mine, mentre usarlo per balzare in aria e sparare o lanciare granate dall'alto può aiutarvi a sopravvivere quando siete circondati da un gruppo di nemici. Oltre a tenervi compagnia, a volte i compagni vi faranno regali, soprattutto man mano che approfondirete il vostro rapporto. Potete anche flirtare con loro, se vi va. I enjoy hearing about them. Professionally, of course. Se vi sentite timidi, potete chiedere a un compagno di parlare per conto vostro e scegliere addirittura cosa dirà. È una cosa che apprezzano e che rinforzerà il vostro legame, quindi è quasi sempre una buona opzione. Completare le missioni secondarie prima di quelle principali può conferire benefici inaspettati. Ad esempio, se decidete di dare la priorità al salvataggio del capitano Mei Yong, verrete ricompensati con un nuovo pugnale quando la storia vi porterà a Piazzi 1. Se visitate la sede di Sistemi Colonizzati News Network a Nuova Atlantide dopo aver completato una missione importante, potete guadagnare dei crediti raccontando al personale com'è andata. E non dovete nemmeno per forza dire la verità. In seguito sentirete la SCNN trasmettere la vostra versione degli eventi nelle aree abitate. Se siete stufi dell'aspetto che avete scelto all'inizio del gioco, andate da Migliora, su Nuova Atlantide. Potrete modificare il personaggio spendendo 500 crediti. Prima però informatevi sulle loro politiche in fatto di segreto professionale. È possibile lavorare contemporaneamente per tutte le fazioni, quindi non sentitevi in dovere di aiutarne una sola. Controllate spesso le armi dei vostri compagni e ricordatevi di potenziarle con regolarità. Useranno qualsiasi arma che deciderete di affidare loro, ma controllate che l'abbiano equipaggiata e che abbiano una munizione a disposizione. Se vi sentite un po' sopraffatti dal menu di costruzione delle navi, c'è un'opzione rapida chiamata Migliora nave che consente di aggiornare i componenti della nave. La meccanica di Overflow consente di creare oggetti nelle stazioni di ricerca anche se non si hanno tutte le risorse necessarie. Alcune abilità aumentano addirittura le probabilità che questo accada. Completate una rilevazione ecologica di un pianeta per ricevere una tavoletta di rilevazione. Potrete venderla a qualsiasi commerciante, ma l'ex pirata Vladimir, che abita sull'occhio vicino a Jameson, ve la pagherà profumatamente. Anche se non è una pratica zoologica normale, potete anche uccidere la fauna prima di scansionarla.
riceverete comunque le stesse informazioni, oltre a trovare materiali utili sui loro corpi. Prima di iniziare alcuni progetti di ricerca, dovrete investire dei punti in certe abilità. Ad esempio, non potrete ricercare tute spaziali e modifiche migliori fino a quando non avrete speso un punto in design tuta spaziale. Se avete bisogno di certi materiali per progetti di creazione o ricerca, premete X per monitorare quegli ingredienti, in modo che vengano contrassegnati da una lente di ingrandimento quando li incontrate. Ogni volta che vi avvicinerete a un pianeta abitato di una certa importanza, la vostra nave verrà scansionata in cerca di contrabbando. Se questo viene trovato, dovrete pagare una multa o sfuggire alle autorità con la forza. Potete far passare inosservate le vostre merci di contrabbando conservandole in una stiva schermata. Inoltre, sbloccare certe abilità vi aiuterà a nasconderle meglio. Per aprire le serrature di livello principiante non è necessario sbloccare la relativa abilità. Tuttavia, per scassinare quelle più avanzate, dovrete investire parecchi punti, proprio come in Fallout. Il minigioco stesso però è completamente diverso da quelli di Fallout ed Elder Scrolls. Se non siete sicuri di un digipick, provate a lasciarlo dov'è prima di inserirlo, per poi scorrere tra le varie opzioni e trovare le forme che riempiono gli spazi. Annullare uno slot costa un digipick, quindi questo sistema evita di sprecarli inutilmente. Raccogliete tutti i cred stick che trovate. A prima vista potrebbero sembrarvi delle cianfrusaglie inutili, ma in realtà contengono crediti. La barra di salute comincia a diventare gialla se si passa troppo tempo sulla superficie di un pianeta pericoloso. E le sue condizioni atmosferiche, come calore estremo o piogge acide, stanno danneggiando la tuta. Questa meccanica è simile alle radiazioni di Fallout, ma in questo caso l'effetto scomparirà una volta rientrati in un luogo sicuro. Se qualcuno vi sorprende a infrangere la legge e vi ritrovate addosso una taglia, la soluzione più rapida è rivolgersi agli appositi terminali self-service per pagare il prezzo di persona. Per fortuna la maggior parte dei bar degli spazioporti è dotata di questi pratici terminali. Potete edificare avamposti sulla maggior parte dei pianeti e se li doterete di estrattori, questi continueranno ad accumulare risorse anche mentre siete via. È puro reddito passivo, ricordatevi solo di tornare spesso a svuotarli perché una volta pieni smetteranno di funzionare. Spesso è possibile raggiungere rapidamente la destinazione desiderata tramite l'opzione di viaggio rapido del menu. Non serve neanche essere a bordo della nave, basta puntare verso il basso e premere X per impostare una rotta e dirigersi immediatamente lì. Il simulatore dell'OCEA Nuova Atlantide è il luogo ideale per migliorare le abilità della nave senza metterla in pericolo. Tuttavia, non otterrete punti esperienza, quindi per sbloccare i gradi più alti dovrete comunque ottenere esperienza altrove. Trattate i terror morfi di Starfield come i Deathclaw di Fallout. State alla larga da loro, a meno che non sia assolutamente necessario. Look, I wouldn't engage directly if you could avoid it. Esatto. Ci sono più modi di sbloccare certe abilità del gioco, comprese quelle di livello più alto. Ad esempio, svolgendo mansioni per la Ryujin Industries, prima o poi otterrete l'abilità Manipolazione, senza dover passare delle ore a sbloccare i vari livelli della sezione sociale. E come se non bastasse, lavorando per la Ryujin, riceverete anche tanti crediti e oggetti. Potete impadronirvi di una nave atterrando su di essa. Tutto il contenuto della vostra nave casa verrà trasferito alla nave nuova. La nave vecchia verrà quindi aggiunta alla flotta e potrete richiamarla ogni volta che desiderate usarla di nuovo. Tenete a mente questi consigli per avventurarvi impavidamente tra le stelle di Starfield tramite Game Pass. Ciao!